sono ancora dei problemi di distonie, cioè di inquinamenti, che sono dovuti in particolare alla presenza di parecchi nutrienti nell'acqua, quindi che agevolano la crescita delle piante, che poi quando è una ipercrescita e quindi una proliferazione oltre le capacità proprio per queste piante e per le alghe che sono nel fiume di poter sopravvivere, muoiono, e quando muoiono poi vanno in decomposizione e quindi abbiamo poi problemi di mancanza di ossigeno, in talune situazioni c'è anche la morte dei pesci, e poi c'è tutto quello che può essere sversato nel fiume, come appunto circa 3 settimane fa, quando nel fiume all'inizio, alla fine di a metà febbraio circa, c'è stata la presenza di questa chiazza oleosa che non è normale, non è consueta per questo fiume, ma che o per ragioni accidentali o per sversamenti di qualcuno ha fatto in modo che si allargasse completamente su questa superficie, che è un'acqua calma in questo momento, e poi dopo poco alla volta passasse. Fortunatamente la quantità non era così rilevante dal punto di vista e continua anche nello sversamento, per cui si è risolta in poche ore, in un paio di giorni. Cosa diversa invece è la presenza delle schiume. La presenza delle schiume, che possono essere o naturali o antropiche, in un fiume come questo ci aspettiamo più quelle antropiche, cioè quelle dovute all'utilizzo dei detersivi o all'utilizzo prodotti chimici, talvolta anche naturali, che formano queste bolle che sono persistenti. In questi giorni abbiamo una presenza di queste schiume, in particolare nel tratto tra il ponte di Piazza Vittorio e Corso Regina, e poi dopo si vedono anche nella parte successiva, e sono, dall'analisi chimica che abbiamo effettuato, dei tensioattivi non ionici, quindi una parte di queste sostanze che attraverso le acque, diciamo, di lavamento delle strade o dei marciapiedi, poi entrano all'interno del fiume. Chiaramente qua c'è un comportamento spesso non corretto da parte di chi effettua il lavaggio magari delle scale dei palazzi o dei marciapiedi, che versano poi il secchio con l'acqua, con questi tensioattivi, dentro i tombini che sono lungo la strada. Quello è il modo con cui queste sostanze raggiungono il fiume e poi si allargano. Laddove c'è un salto come quello sotto Piazza Vittorio, c'è l'ossigenazione di queste acque, e l'ossigenazione di queste acque crea poi queste schiume, che in genere non sono persistenti, però lo possono diventare in alcune aree dove l'acqua è più calma, più ferma, e allora in queste zone abbiamo queste presenze di queste schiume. In questo momento non è una presenza così importante, ma va comunque fatta molta attenzione, e ci vuole appunto un comportamento etico, direi, o civile. Dove bisognerebbe scaricare queste? Queste acque devono andare poi all'impianto di depurazione, quindi la via migliore è quella di utilizzare accessi direttamente alla rete fognaria, non alla rete delle acque bianche o delle acque della strada, di piattaforma, come si definisce. Quindi bisogna buttarle probabilmente nei servizi igienici e non fuori. Questa piccola attenzione è un'attenzione che salvaguarda il fiume e ci permette di avere questo luogo, questo ecosistema il più possibile fruibile e anche visivamente corretto. Come non è utile, perché diventa poi un rifiuto, perché dentro questa melma c'è un po' di tutto. Cioè questa non è la piena del Nilo degli Egizi, cioè purtroppo è una gestione a monte, come da tante altre parti, che può avere invece delle realtà diverse. Quindi la melma è considerata poi piena, magari ci sono gli idrocarburi, cioè quel gasolio che abbiamo visto galleggiare, poi un po' si è ridotto con la luce, ma un'altra parte poi è finito sul fondo, quindi sta lì, non puoi riutilizzare, non puoi metterli nei campi, non puoi mettere qualche nutrienti. Quindi in quella però in queste condizioni adesso questo non è un problema in questo periodo, in questi anni, insomma.